Appassionati di calcio 5, ben trovati. Nuova puntata di Mondo Futsal. Cara Tiziana, siamo pronti per questo rush finale. Sì, siamo arrivati praticamente, manca pochissimo alla fine di tanti campionati, c'è ancora però qualcosa in via di conclusione, quindi comunque abbiamo tantissime cose da dire perché sono successe, ahimè, tante cose questa Eh sì, ne settimana. parleremo in compagnia di Iniziamo ovviamente da Roberto Martin, stavo Buonasera, sbagliando. buonasera a tutti. Abbiamo Antonio Capozzi che è venuto a farci visita Buonasera, buonasera a e tutti. Daniele Porcelli. Buonasera e bentrovati. Dunque, il trio delle meraviglie Eh sì, per eh. parlare di questi bilanci che iniziano a emergere, di questi verdetti che iniziano a venire fuori nel rush finale di stagione. Prima però parliamo di questi playoff che non hanno certo sorriso ai colori nerazzurri. Una brutta sconfitta al Palabianchini per la Rapido Latina e poi si è provato a salvare l'onore nella trasferta in casa del Napoli. Facciamocelo raccontare da Daniele. Si sapeva, il passivo era piuttosto pesante da recuperare. Forse è stato troppo eccessivo quello subito a Latina, 9-2, anche se la Rapido prima del secondo tempo di subire quel passivo pesante aveva avuto anche l'occasione per incrementare e portarsi sul 3-1. Poi così non è stata, diciamo si è svegliata dal torpore il Napoli e praticamente si è portata praticamente ad allungare pareggio e poi addirittura come dire, aumentare proprio il passivo. A Napoli si sapeva che l'impresa sarebbe stata veramente straordinaria qualora il Latina ci fosse riuscita. Subire un 5-3, vado a vedere soprattutto un bilancio di tutta questa stagione. Innanzitutto non parlerei proprio di raggiungimento della salvezza con largo anticipo, però sicuramente una stagione da incorniciare, innanzitutto perché si è mantenuta la categoria, mantenere la categoria per un altro anno è stato un ottimo risultato. Vedere ciò che non ha funzionato, ma non per come si dice, andare a cercare colpevoli o colpevolezze che esistono durante questa stagione. Secondo me andare a cercare di recuperare quelle lacune e partire per una prossima stagione sicuramente con qualche cosa in più. Chiediamo a un attento osservatore, nonché addetto ai lavori, Tonino Capozzi, ti aspettavi qualcosa in più da questa Latina nella doppia sfida No, no, playoff? no, no, no. Allora, Daniele ha praticamente centrato il punto e ha fatto un quadro perfetto, come al solito. Campionato strepitoso, campionato da incorniciare e non tutti poi hanno notato una cosa importante. Questa squadra era una squadra con un organico, un parco giocatori molto dimezzato. Hanno quasi sempre giocato gli stessi giocatori e purtroppo, non essendo riusciti in alcune partite a raggiungere degli obiettivi importanti, c'è stata questa sorte di lotteria che comunque non è finita benissimo. Il Latina ha fatto un grosso campionato, deve mantenere la categoria, bisogna guardare al futuro. Il presidente, che è un passionale, è una persona che comunque ci sta mettendo tanto impegno su questo sport, però deve incominciare a capire che comunque una grossa società con ambizioni importanti deve essere ricoperta in dei ruoli importanti e che comunque una persona di spessore che gli faccia mercato e che comunque vada a sfoltire questa squadra, questa rosa che ormai sono 5 anni, stessi volti, fo giocatori forti indubbiamente, giocatori di spessore, però è giunta l'ora di ringiovanire, di sfoltire e di pensare al futuro. Quindi si cerca un nuovo ciclo in pratica. Roberto, sei d'accordo anche sul fatto che comunque è una società che ha guardato subito oltre, visto che a quanto pare giovedì verrà annunciato il nome del nuovo tecnico? Beh, è normale che si guardi oltre. Tonino ha fatto una foto esatta alla situazione perché dopo diversi anni, succede in tutti gli sport, un gruppo che collaudato, che ha ottenuto comunque dei risultati senza precedenti, è destinato a rinnovarsi e a trovare il nuovo condottiero che deve essere in grado di stimolare e rigenerare tutto l'ambiente.
Tiziana, tu chi vorresti tra i confermati per il prossimo anno? Ma io sono sinceramente molto affezionata ai ragazzi che già fanno parte della rosa, diciamo. Io volevo lanciare una petizione. No, nel senso che comunque io ho visto gara 1 e devo dire che al di là del risultato, insomma, la squadra al primo tempo ha tenuto perfettamente. Poi nel secondo, insomma, c'è stato un scivolone dopo l'altro, però insomma io non posso che fare i complimenti a questa squadra, non faccio nomi, insomma non sono io la persona indicata, forse non sei a farlo. Repulisti, insomma. Ma io sono affezionata a questi ragazzi, sono venuti qui tante volte, insomma abbiamo. Però anche il presidente nel corso della sua ultima partecipazione qui al nostro programma fece intendere che insomma c'era la possibilità di rivedere parecchie cose all'interno dell'organico nerazzurro. Direi di voltare pagina e andare a vedere in C1 cosa è successo. Ecco i risultati. Sì. Folgarella 2000, Albano 4-3. Velletri, Artena 3-2. Alfa Turris, Atletico Ferentino 2-5. Lazio Calcetto, Casal Torraccia 9-2. Virtus Fondi, Capitolina 3-0. Atletico Civitavecchia 1-0. Estus Ardenza, Marino 6-0. E Sporting Lodigiani, Real Tecchiena 4-3. Daniele, Fondi. Partiamo subito con i complimenti, anche perché prima stagione, squadra che si è comportata veramente molto bene, raggiunge la matematica salvezza e soprattutto la certezza di poter partecipare al prossimo campionato di Serie C1, quindi il campionato regionale. Squadre, lo ricordiamo benissimo, organici molto molto ostici da affrontare, basta guardare soltanto come Sporting Lodigiani, che tra l'altro è impegnata nella finale di Coppa Italia di categoria, Folgarella 2000, Lazio Calcetto, quindi sono squadre che avevano veramente al loro attivo degli organici molto molto pesanti di spessore. Virtus Fondi, da fare i complimenti, ma complimenti veramente sostanziosi, anche perché con un organico tra l'altro non molto largo, molti giovani all'attivo per il tecnico Napoli e quindi possibilità di raggiungere una salvezza tranquilla, anche se in qualche frangente di campionato magari ha avuto qualche difficoltà. E complimenti, lo ripeto ancora, non per essere ripetitivo, anche perché con una squadra del genere, con molti giocatori che non avevano mai disputato questi campionati, hanno disputato e quindi raggiunto un obiettivo veramente importante per la cittadina di Fondi e quindi per il sodalizio caro ad Enzo Ginepro. E dunque anche un buon punto di partenza per quello che sarà il futuro. Ma sicuramente sì, anche qui c'è da fare un po' un discorso sempre relativo all'organico, però la Virtus Fondi, vorrei ripetere, con il fatto di aver schierato molti giovani, un po' perché la categoria lo richiede da regolamento, un po' anche perché loro proprio hanno alle spalle un serbatoio, quindi un under 21 piuttosto efficace, hanno avuto questo vantaggio. E vantaggio che tra l'altro è stato sfruttato e da voci che cominciano a rincorrersi sembra che proprio questa sia la base per l'immediato futuro. Benissimo, questa dunque la panoramica sulla C1 e adesso voltiamo pagina e parliamo di C2, cara Tiziana. Non ho risultati di Serie C2 perché dunque possiamo fare il punto. Possiamo fare il punto, esatto. Vai, a te la Il campionato terminò la scorsa settimana, adesso siamo in attesa dei playoff. Sabato la Gymnastic Fondi affronterà il Pagliano, però in questa settimana i riflettori sono stati puntati sulla Final Four di C2, la Final 8 e poi diventa la Final Four. Lo Scauri è subito uscito causa un gol preso proprio nel minuto di recupero di Barone, e però non ha sfigurato, anzi in riferimento alle ultime prestazioni diciamo che è stata anche un ottimo Scauri che ha saputo impensierire oltremodo il Real Ciampino. Le finali poi sarà aggiudicata il Lido di Ostia, che volevo sentire anche da parte di Daniele le sue impressioni invece sulla finale hit. Ma è stata una manifestazione che non ci si aspettava, anche perché lo scossone che si era avuto proprio nei giorni che hanno preceduto questa gara
con le dimissioni del tecnico Treglia, poi subito rientrate, ha guidato la squadra, sfortunata come tu hai ricordato proprio le battute finali, bastava 30 secondi e sarebbe andata alla lotteria dei calci di rigore. Tra l'altro stessa formazione lo Scauri lo riaffronterà proprio nei playoff, perché Roberto ha ricordato giustamente che la Gymnastic Studio affronterà il Paliano, di una vecchia conoscenza poi tecnica che è Graziano Politori, che conosciamo ormai da diversi anni, ha sempre portato squadre proprio a guidare proprio nelle parti finali. Quindi questi saranno i due scontri: Real Ciampino con Atletico Scauri e Gymnastic Studio Paliano, mentre ci sarà invece da disputare l'unico playout che guarda caso riguarda anche un'altra squadra del comprensorio pontino, appunto la Pontina Futsal, che dovrà giocarsi la permanenza contro l'Iris Frosinone. Quindi questi saranno gli scontri su cui noi dovremo andare a dare maggiore attenzione. La final eight si sa, è sempre si arrivano, di solito si dice che arrivano le squadre più quotate, e se lo Scauri fosse riuscita a mantenere questo passaggio avrebbe potuto comunque giocarsi, secondo me, anche proprio la semifinale. Per la finale serviva qualche cosa in più. Ricordiamo che lo Scauri è stata molto scossa dal fatto delle dimissioni, è stato un po' i giorni che hanno preceduto proprio la gara non è che siano stati poi insomma così sereni, cioè un tecnico che va via, poi ritorna, poi qualcosa da affrontare una gara piuttosto delicata, e non è una buona cosa prepararsi in questa maniera. Per la Pontina Futsal che ti aspetti, Roberto? Beh, mi aspetto che raggiungano l'obiettivo della salvezza. Credo che hanno giocatori, hanno le qualità per poter emergere da questo punto di vista e affermarsi senza troppe problematiche. Hanno avuto anche loro una stagione molto controversa, e quindi credo che però quello, per quanto dimostrato nella seconda parte della stagione, i ragazzi di De Angelis, del padron Cappelletto, possano tranquillamente guadagnarsi sul campo la salvezza. Antonio Capozzi, tu che hai seguito dall'esterno, diciamo, la realtà della C2, volessimo fare un confronto, è così lontana dalla Serie D? Sì, abbastanza, in questo momento abbastanza, pure se per tanti motivi tanti giocatori sono dovuti scendere in Serie D, perché ci sono poche squadre che possono fare questa categoria, però è ancora abbastanza distante. Ci vuole tempo perché le due categorie si possano avvicinare, comunque insomma lo spessore è diverso. Lo scalino c'è, esatto. Tiziana, vogliamo ricordare i nostri... Certo, i nostri indirizzi, sì, ovviamente, mondofutsal.net e youtube.com/mondofutsaltv, troverete ovviamente tutto quanto anche riguardo la serie C2. Io sarei sinceramente curiosa di andare a ricercare i filmati delle previsioni, no, dell'inizio campionato dei nostri opinionisti. La classifica di C2 era più o meno come la potevate immaginare a inizio campionato oppure no? Quali sono state le sorprese? Vai, Daniele. La sorpresa, per quanto mi riguarda, io l'ho detto, è stata il Pomezia. Non ricordo di aver pronosticato la Mirafin, ricordo invece che avevo posto un buon consenso per la Roma. Questo lo ricordo benissimo perché la vidi giocare al palazzetto di Cisterna, però non credevo che poi avesse un tracollo del genere. Non ricordo, per cui non vado, se magari ci fossero i filmati che mi aiutassero, sarei anche contento di capire dove il nostro portale per riprendere. Buona memoria, Roberto? Io avevo pronosticato l'Atletico Scauri perché la Mirafin non era ancora rafforzata come è successo dopo. Quindi... È già la sua spiegazione. Sì, si è cercato di... No, la Scauri che giocava fino all'ultimo il campionato, è stata molto quadrata. Penso che abbia fatto anche più delle proprie possibilità. Però dopo, con l'assestarsi dei valori, io credo che la Mirafin abbia dimostrato nettamente di valere la vittoria del campionato.
e credo che la classifica più o meno rispecchi il valore anche di inizio stagione. Approssimativamente, se si esclude l'alta, diciamo il brutto avvio della ginnastica e poi riuscire a chiudere al secondo posto, per il resto i valori sono stati ampiamente rispettati. Perfetto, e chiudiamo quindi anche il discorso relativo alla C2 e ora iniziamo a tuffarci nel contesto Serie D perché di cose da dire ne abbiamo parecchie. Partiamo dal girone A. Risultati. Atletico Rocca Massima, Atletico Bainzizza non è stato disputato, verrà disputato domani. Città di Latina Oratorio, Flora 92, finita 9 a 3. Città di Anzio, Latina Scalo Cimil 1 a 4. Stella, Lele Nettuno 2 a 3. Eagles Aprilia, Parrocchia San Giuseppe, anche questa verrà disputata domani. Calcio Sezze mantiene l'imbattibilità contro PR 2000 Aprilia, finisce 12 a 8. Dilettanti Falasche, Real Latina 8 a 6. Indomita Anzio, Real Podgora verrà giocata invece questa sera. C'è subito una nota che ci segnala il buon Capozzi. No, no, il Sezze ha perso la settimana scorsa contro la Cimil l'imbattibilità. Ah, ho sbagliato io. Ah, quindi ma era infrasettimanale, infrasettimanale, scusate. Quindi è un Sezze non più immacolato. Oddio, non sono stata attenta. Evidenziamo il tutto. Non è riuscita ad eguagliare un prestigioso risultato come una società di Latina, che forse Roberto conosce bene. Qualcosa tipo un tempo palude, qualcosa del genere? Sì, più o meno. No. Però tradotto in latino. Facevi le cronache al tempo. Un po' di memoria ce l'ho anch'io ancora. Con una bella maglia arancione che risaltava. Un bel ricordo, sì, che adesso non posso più indossare per ovvi motivi. Daniele, parliamo prima di questi risultati, poi avremo modo con Tonino di approfondire tutto. Beh, risultati, adesso c'è bagarre. Per quanto riguarda adesso i piazzamenti che interessano proprio la disputa della Coppa Provincia di Latina, ricordiamo dalla seconda alla quinta posizione verranno, cioè saranno le squadre che andranno a disputarsi questo torneo post campionato, torneo che tra l'altro è veramente stressante quest'anno, basti pensare che sono 30 giornate, mai è successo a Latina, quindi sono piuttosto pesanti. Se andiamo ad analizzare, togliendo il Sezze, vabbè, che è tornata la vittoria contro la PR, squadra che comunque non è che, al di là degli 8 gol subiti, non è, poteva essere trascendentale. L'Elena Nettuno che esce di misura dal campo dello Stella, faticando, anche perché lo Stella, nonostante la posizione di classifica, ha fatto la sua veramente onesta figura. Torna alla ribalta il Latina Scalo, forse un po' anche spronata dalla vittoria ottenuta con la capolista, va a cogliere anche un altro importante risultato contro il Città di Latina. Sarà importante vedere gli scontri proprio nel fine settimana, anche perché proprio alla Going saranno di fronte Latina Scalo contro Città di Latina Oratorio, quindi un importante scontro. Ma già domani sera qualche indicazione verrà data a questa parte della classifica, perché Rocca Massima sfiderà il Bainzizza. Ricordiamo che il Rocca Massima è una delle squadre molto temibili da prendere sempre con molta attenzione, proprio come qualcuno usa dire, con le pinze. Il Lele ha la possibilità, l'Eagles Aprilia, ritornando e guardando anche rapidamente la classifica, ha un'ottima possibilità di non perdere terreno e quindi tornare e rimanere soprattutto a galla su quelle parti, anche perché ha un avversario come la Parrocchia San Giuseppe che sì, è vero che magari può impensierire, però non ci sembra proprio un avversario così terribile per l'Eagles. Comunque è tutto un piazzamento che, per quanto riguarda la quinta posizione, adesso andare a dire, possiamo fare i nomi, ma non possiamo esserne certi, perché proprio gli scontri diretti saranno quelli che poi decifreranno questa parte della classifica e soprattutto le ultime posizioni. Perfetto, a noi interessa poi avere una bella panoramica da parte di uno che il girone A l'ha vissuto e come. E allora che dici? Ci fermiamo un qualche istante? Ma sì, un po' di pubblicità, ma torniamo subito, voi non vi muovete ovviamente. A tra pochissimo.